Calcio profondo preso da Paganini. Ancora grande placcaggio, se non vado errato. Se vogliono fermare Parma, ancora Paoletti, una passeggiata in end zone e touchdown. Parma che si porta in vantaggio a Nelson Mandela, 6-0 in attesa della trasformazione. E le statistiche non mentono, Paolo. Parma che macina yard e tanta fatica da parte della difesa che non è riuscita oltretutto a fermare l'attacco di Parma. Snap, il calcio di Diaferia ed è dentro tra i pali, quindi punteggio che vede, anzi no, si ferma e si setta. Di Galbo riceve lo snap, va al lancio, intercettato, incredibile, e Parma che va a segnare in faccia ai Dolphins, due touchdown così improvvisi, quarto intercetto della partita. Paolo, pick six per Parma. Riusciremo a rivedere l'intercetto, ovviamente l'extra point è a bersaglio, 14-0 per quel 63. Paoletti ancora, andrà lui, c'è ancora Waini, ma poi col secondo sforzo gli arbitri hanno fischiato touchdown. Festeggiava Rotelli, numero 8. Azione da rivedere. Penini di nuovo vicino a lui, il numero 63, a proteggerlo, forse a spianargli la strada, e va dentro Paoletti. Nuovo touchdown dei Panthers che si portano sul... Sicuramente sono episodi che a livello di morale non aiutano sicuramente la squadra anconetana. Attenzione, finta di extra point e Minniti che riceve il pallone in end zone e quindi recuperano l'errore nell'extra point. Qualche indicazione a Giulio Doro da parte di Di Galbo. Attenzione, c'è un movimento, Di Galbo vuole andare in profondità. Vediamo, touchdown. Touchdown Dolphins con Gianfelici. Sembra di vedere Mercuri al calcio. Sì. La trasformazione e Brancaccio. Attenzione Di Galbo, va a lui ed entra. Touchdown Dolphins che si portano sul 28-13 in attesa del punto addizionale. Non so Paolo se hai notato, per i Panthers finisce così e finisce qua. Dolphins 13, Panthers 28, che con questa vittoria vanno in testa alla classifica.